diventa un nuovo diario di viaggio. Andiamo in Australia, a Melbourne per i mondiali e per questo nuovo progetto. Giorgia Bronzini, giù dalla sella in un ambiente molto particolare, ci hai portato in un negozio di articoli da surf, da skateboard. Come mai questa scelta innanzitutto? Perché a me piace le macchine in mare e quindi niente, qua va di moda il surfing, anche se io le tavole da surf non so praticamente niente, però mi affascina come mondo. E lo skate? E lo skate, ci sono seduta sopra, sto già prendendo l'equilibrio della seduta, immaginate voi da in piedi. Quindi è meglio la bicicletta? Direi di sì. Quella, la soluzione che fino a questo momento è stata la maggiore, la più grande, ovviamente in bicicletta, qual è stata? Il campionato del mondo che ho vinto l'anno scorso su pista in corsa punti. La sconfitta peggiore, ovvero quando hai detto questa ce l'ho in mano, invece poi è successo qualcosa e la vittoria è scappata via. Ma penso quando ero piccolina, nelle selezioni per i mondiali junior, ero in lizza per il posto e sono caduta a rotta la clavicola. E poi ti sei rialzata, con che forza, con grazie a chi, grazie a che cosa, pensando a cosa? Cos'è che ti dà la motivazione in quei momenti? Ma sicuramente la famiglia e le persone che mi amano soprattutto. E mi danno sempre la forza di credere che in quello che sto facendo e che sicuramente porterà dei risultati, che comunque la ruota gira e prima o poi arriva anche il tuo momento. Giorgia Bronzini è puntini puntini. È divertente. E poi? E poi penso che lo possano giudicare gli altri, ma io non sono poi così modesta. Va bene, Giorgia Bronzini non è sleale. E questo non è poco. E al mondiale come ci comporteremo? Quale sarà il tuo ruolo? Beh, dovremo ancora discutere il ruolo. Comunque sia, penso che abbiamo due ragazze veramente in forma come Noemi e Tatiana, quindi faremo di tutto per portarle nella migliore condizione nel finale di gara e io farò parte di questo lavoro. Qual è l'aspetto più bello del ciclismo al femminile? Che quando si veste la maglia azzurra è una sola e tutte corriamo per un solo obiettivo. Qual è l'aspetto meno bello, se esiste, del ciclismo al femminile? Non esiste, perché le donne sono bellissime. Ciao Giorgia, grazie. Ciao. Bricofer, da anni leader nel settore del fai-da-te, è il partner ideale per chiunque voglia dare forma alle proprie idee.